Oh, ecco. Eccolo. Oh, è arrivato Lucio. Eccolo qua, mio amore bello, ciao, ciao, vieni da baci, da baci, da baci. Bello, mio amore bello. Fai pisciatina a catarà le gambine su. Se vuoi, certo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 136 di Tintoria Applauso. E vai. Cercavo con lo sguardo qualcuno che sapesse e ci correggesse. Speriamo sia la 136. Sì. Tra l'altro va detto che nella puntata con Bene in Casa noi diciamo tutto il tempo è la 133, diciamo pure i numeri romani, CCCX, invece è la 134. Ah vabbè, però sì. Tanto non se n'è accorto nessuno. Non se n'è accorto nessuno fino ad adesso, adesso tutti sì. Faranno gulp, gasp, eccetera, sì, sì. Eccetera. E come stai? Stanco. Stanco? Sì. Ci sta. Io anch'io, mediamente stanco. Fa caldo. Fa caldo. Fa un bel caldo, devo dire. E non, scusate, io con chi sto parlando? Ecco qua. Ecco. Ecco qua. Quello era il futuro di Tintoria. In pezzi. L'applauso, ecco, in queste situazioni ci sta. Quando qualcuno commette un errore. Quando qualcuno commette un errore. E okay. Stanno venendo aggiunte delle sedie per dire il livello di successo. Certo. Ed è... E dei cocci, cocci si stanno sfidando a colpi di bottiglie rotte per avere accesso a queste sedie. Certo. Per dire la dimensione che questo podcast ha raggiunto. E qui c'è una sedia vuota con un cappotto. Con un cappotto. Questo. Per un loro amico che non c'è più. Il suo ultimo desiderio era portatemi a vedere una puntata di Tintoria. A volte in quella giacca, voi non la vedete, c'è un'urna piena di ceneri. Sì. Esatto. Per Gabriel, il loro amico. Che non c'è più. Ciao Gabbo. Ciao Gabbo. E niente. Senti, programmi? Ma programmi. Vorrei vedere un bel film, per esempio. Mi piacerebbe vedere. Che film ti piacerebbe? Cioè, ci sono film interessanti in uscita? Sì, ci sono film interessanti. Cioè, per esempio c'è Siccità. Tu l'hai visto alla fine? No. Ancora no, manco io. Però, dovremmo vederlo. Dovremmo vederlo ogni volta lo diciamo. Me ne hanno parlato bene. Non lo vediamo, però abbiamo visto il film, cioè abbiamo visto il trailer, cioè sì? Il film di Super Mario. Cosa? Proprio lui, Mario. Mario. Fratello di Luigi Mario. Luigi Mario, certo. Esatto. Finalmente il film di Super Mario che ci meritiamo. Sì, con i pupazzi e non con gli attori, che comunque a me manco m'era dispiaciuto. Per quello me. Amaro, eh? No, a Mario. Oggi sei in gran forma. Oggi te l'ho detto, oggi oggi non fai prigionieri. Bello. Uscirà al cinema in Italia? Uscirà al cinema, sì, penso. Spero di sì, perché poi quelle sono le classiche cose che l'Italia è talmente tanto la provincia dell'impero dell'intrattenimento occidentale che un attimo che quello esce, te quel giorno lavori, non ci puoi andare, non te lo vedi e poi non te lo puoi più vedere. Magari su qualche piattaforma estera. Però, però quella estera, capito? E tu come fai? Perché te stai qua col tuo Netflixino italiano, col tuo RaiPlay, che salutiamo... Sì. E come fai? Come puoi fare ad avere accesso a queste piattaforme? Ci estere? Vorrebbe un software che tu installi. Tu mi dici un software sì. Che diciamo ti dia accesso anche a piattaforme estere. Che cambi il tuo indirizzo IP. Magari esistesse una cosa del genere. Sento proprio il bisogno. Ma adesso che mi hai detto sta cosa, io ho sentito parlare di sta cosa. Sì. Che si chiama NordVPN. Ma che è? No, non mi di. No, mi sa che è proprio quello di cui stavi parlando adesso. Cioè, l'ho sentito parlare mo. Cioè, spiegami un po' cos'è. Guarda, allora, aspetta perché mi stanno scrivendo su WhatsApp, ma non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. Allora, aspetta, fammi rispondere su WhatsApp. Comunque, intanto cerco di rispondere anche a te.
Allora, VPN è l'acronimo di Virtual Private Network. Sì, scusa, che è una cosa importante. Ossia rete privata virtuale. Oh, sto a registrare. Un momento. Un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online. È proprio quello di cui stavo parlando. Cacchio. Cioè, praticamente... sto a registrare. Un momento. Questo, scusa. Dimmi, non interrompiamoci con cose futili, parliamo di cose importanti come NordVPN. NordVPN, mi dici? Dimmi di più. Credo che crei un tunnel cifrato per i tuoi dati, proteggi la tua identità online nascondendo il tuo indirizzo IP. Wow. Che non sta per Italpetroli, bensì per IP. Indirizzo, sì. IP. Certo. Certo. E ti consente di utilizzare gli hotspot wifi pubblici in modo sicuro. Ma se io volessi, per dire, usarlo, come pagando magari un po' meno di quello che si pagherebbe normalmente, come posso fare? Aspetta che Google NordVPN, che non l'avevo appena fatto. Allora, praticamente, pazzesco, se pensa che coincidenza, se vai su nordvpn.com/tintoria, incredibile, c'è un coupon per scaricarsi NordVPN con un'offerta. Mazza, quante probabilità c'erano che... Quasi nessuna. Allora, a questo punto direi che potremmo anche mettere un link sotto la puntata. Link, no, quello di Zelda, un link, quello che clicchi. C'è presente? Sì. Beh, quello. Con, cioè, nordvpn.com/tintoria, che se lo clicchi a sto punto... Ti vedi... Super Mario. Super Mario. Potresti non vederti Super Mario, perché puoi vedere anche altre cose, puoi vedere anche altre cose adesso. Beh, interessante questa cosa, sicuramente la andrò a cercare. Beh, sono contento, speriamo che lo facciano anche tante altre persone. Andata bene questo segmento. Sì, io ci farei la clip solo con questa qui. Sì, questo pensa quando dovremo fare tutte le puntate una cosa diversa, quanto proprio il livello arriverà. Sì. Comunque non è certo grazie non è certo grazie a me e a come promuoviamo le cose che siamo arrivati a 136 puntate. No, certo. No, sicuramente no. Non è certo grazie a questa temperatura subtropicale, perché ci sono 48 gradi qua dentro, che siamo arrivati a 136 puntate. Non è certo grazie a quel cadavere che abbiamo in prima fila. Un pensiero a Gabriel in prima fila. Nella prima fila celeste. Esatto. Alla destra del padre, a dire metti Tintoria, metti NordVPN, che dal paradiso non prende. Dal paradiso, serve. Paradiso vedono solo muschio selvaggio, invece Tintoria il podcast serve. Infernale. Vabbè, adesso. E grazie a cosa è allora? Io penso sia grazie agli ospiti, perché non può essere grazie a me e non può essere grazie a te. Quindi a questo punto, senza ulteriori indugi, io andrei a presentare l'ospite della puntata numero 136 di Tintoria. Signore e signori, per favore, un applauso per Massimo Ceccherini. Mi vergogno un po'. Com'è? Grazie, troppo buono. Mazza, ti dico la verità, non pensavo così tanto. No, dico, è tutta gente che soffre come me, quindi cioè, fra noi malati di mente quando ci si trova ci piace stare insieme. Qua bel applauso anche ai miei amici. Qua ce n'è tanti. Ah, il pubblico. Avete detto prima che il pubblico non si, come non si, cioè una chiacchierata fra di noi. È una chiacchierata fra di noi, non è uno spettacolo. Non potevate venire a trovarmi in clinica dove sto sempre, non so. Si faceva due chiacchiere e giocava a carte. No, chiedo scusa. Chiedo scusa perché no, siccome io ho un po' di problemi fisici, che non sto qui a dire perché io ho paura di disturbare, però purtroppo io vivo da malato. Sì. Cioè c'ho tante cose, c'ho la sciatica. E sicché non mi posso mettere le mutande perché mi stringono, mi viene dolori, quindi sono senza mutande. Però apprezziamo il pantalone lungo. No, però allora. Sta luce così, ho detto. Ah, tu ti senti un po'. No, perché già, insomma. Ah, no, certo.
Ma io ho finito i testi, non so più che sì. Ma posso chiederti una cosa? Oh, una birra. Se vuoi, cioè, no, no, se vuoi, questa è offerta dalla casa, ci fa piacere per l'ospite. Ma no, perché io pensavo che era il programma che si poteva, cioè era una specie di, se, cioè, col pubblico. Ma guarda, il pubblico è padrone di casa qua, quindi in realtà se vuoi parlare col pubblico lo puoi fare. No, perché non vorrei disturbare, perché siccome io non mi sento molto, cioè non so cosa dire, sì. non ho argomenti, ho la testa un po' vuota. Per fortuna ci sono. Cioè, c'ho i capelli in testa, E anche mi stanno bene, no? Anche parecchi. Ecco, per esempio, ecco, lì mi fai venire. Ecco, visto che siete un pubblico, se posso permettermi, un pubblico molto carino, mi avete accolto veramente come neanche all'Equitalia. No, all'Equitalia mi fanno l'applauso perché non ci vado mai e mi aspettano da mo. Questa va in Toscana, se questa va. È buona. Questa no, dicevo, io vorrei fare un regalo, anche se il pubblico magari nella televisione non si vede, però sì. Io vedo delle teste un po' dove con pochi capelli. Sì, sì, beh, ce n'è allora, un paio. Quello che quello che vi sto per dire è una cosa vera, non è una cosa vera, è un'idea mia che ho inventato io, per chi ha pochi capelli. Cioè, ma posso chiamare uno sopra con pochi capelli? Per me, beh, ci sono io, però non ce n'ho pochi. Io, no, dici, te c'hai proprio, so. Infatti c'è il faro che batte qui, mi piglia, già non vedo un cazzo di mio, ma proprio adesso mi accechi. Sì, sì. Va bene, allora non importa. Cioè, però io vi consiglio, ma ora voi penserete che sia una cosa, ma quando siete soli, che state male perché i capelli, vedete, fini, pochi, e cercate di sistemarli, se voi, siccome io nasco, ho un passato di imbianchino, io facevo l'imbianchino con mio padre, e ho scoperto mentre lavoravo ai soffitti, la polvere dei muri, se quando ti casca in testa, cioè, ti gonfiano i capelli. No, è la verità. Cioè, infatti io andavo la mattina con capelli pochi, fini, radi, tornavo con la testa tutta gonfia. Allora ho detto, ma se io mi metto il gesso nella testa, allora vi giuro che funziona. Quindi se io mi potessi qui in diretta lavarmi, io non so quanto è bella sta cosa, forse era meglio se non mi chiamavate. Secondo me oramai fammela dire, la dico tutta. No, secondo me è oro, comunque se l'avessi saputo, ci tengo, perché la cosa, io ogni volta che cerco di dirla, ma non mi crede nessuno, ma è vera. Se allora parlo a te, uomo con pochi capelli o capelli radi, fini, perché è quello il dramma. Ti lavi i capelli, ti guardi, c'hai le buche, pigli il gesso, te lo butti, così, te lo spandi. Poi però dice, ma si vede tutti i capelli bianchi? Lacca tutta randa. E si murano. Infatti io, 30 anni fa, avevo gli stessi capelli che ho ora. Incredibile. Cioè, ce l'ho pochi, ma non li perdo. Sono sempre li muro. Ma gli stessi, certo. Arrivederci, torno in clinica. Io ho finito. No, posso farti una domanda però? Chiedo scusa. Posso farti una domanda? Perché è una cosa che ci ho detto. Dove si prende il gesso? Come? Il gesso, dove? Come dove si prende? Io non ho il background. Come si dice a Roma? Il mesticatore. Vai, compri un sacchettino di gesso, quello per stuccare il muro. Ah, difatti, sto parlando troppo? No, perché sono sempre solo, io non parlo mai. No, no, è la verità, non parlo mai, infatti ho detto prima, scusate, interrompetemi perché con chi parlo? No, io questa cosa... Ma poi che cosa sto dicendo? No, questa cosa del gesso, no, perché io continuo a non capire. No, volevo dire, no, perché vedi, c'è la testa che mi frulla, quindi... No, mi veniva in mente quando una volta rimorchiai una ragazza straniera, sì. Quindi quando andiedi all'estero, certo. Da Codesta, presi l'aereo, mi ero portato il gesso, ma si può scambiare per cocaina, quindi all'aeroporto avevo paura, allora lo dovetti buttare via prima di entrare, quindi non sapevo come fare, misi le mani per terra, nella terra, mi sdruscicai e lacca sopra, solo che la lacca me la spruzzai nella cabina dell'aereo, nel bagno. Mentre eravamo in volo. E non lo sapevo che gas, tutti allarmi a tutta randa. Ah, Madonna. E alle hostess, aprite, aprirono e poi fece, italiano, per dire, con la lacca. Andata bene. Vabbè, anche questo racconto faceva un po' cagare. No, invece... Ma questo era prima o dopo l'11 settembre? vedi che lui... Un fuori classe. Cioè, io, no, prima si mangiava il panino, io dicevo, bravo. Ha detto tre parole, si è preso l'applauso. Era...
si mangiava il panino, ero sincero, lo sapevo. Se te vedi che io racconto una cosa brutta e che accade quasi sempre, tanto c'è il rapone, gli dai una bottarella e vedi, perché tu fai ridere. Poi è facile ridere quando uno i capelli ce l'ha proprio stampati sulla testa, e te non c'hai bisogno del gesso. Per adesso no. Comunque, ho detto la mia. Ma guarda che questa cosa, se tu me l'avessi detta tanti 10 anni fa, io avrei provato veramente. No, adesso comunque, ora per chiudere, io sono entrato da un se voi vi capita, andate da un parrucchiere e chiedeteglielo. Dite, ma è vera questa cosa? C'hanno dei tubettini di polvere uguale al gesso, cioè la mia invenzione, solo io l'avevo inventato prima, è una polvere bianca che ti butti in testa e ti gonfia la testa, cioè, ma nessuno se l'è messa la polvere in testa, dico, perché nessuno di voi, no, perché la vendano proprio anche colorata, Senti, ma scusa, qua... c'è uno che ride di essere un cocainomane tremendo e ride da mezz'ora fatto così. Beato lui, ma in teoria non fa drag shaming. Come va la serata? Tutti. Com'è la serata? Mi stai divertendo? Sì. Beati voi. No, perché se io devo rivangare dentro il mio io, mi viene tutti i malori. C'ho due domande, uno sulla sciatica e uno sul gesso. Sì, ma non voglio disturbare veramente. No, ma siamo di disturbo. Cioè, penso, tutti... No, ma sono tutti ragazzi giovani, cioè, no, ma a maggior ragione io... possono solo imparare, già una cosa l'hanno imparata. No, per esempio, no, perché se, allora io se, veramente vi giuro, io vi amo. Se chiunque vuole dirmi, oh, hai rotto il cazzo, ve lo dite, perché io non riesco a fermarmi, se non ho capito. Quindi non c'è problema, dice, oh, basta, Ceccherini, hai rotto i coglioni. Così, anzi, è la bella chiusa, c'è pure la risatina. Perché io non lo posso, no, non riesco. Però a me, per esempio, mi ha fatto venire in mente io nell'infanzia, che, cioè, per esempio, la prima volta per trombare, no? Sì. La prima volta. Io ho un ricordo indelebile, cioè, sai, i miei amici, beh, breve, cerco di dire velocemente, però non lo so perché mi è venuto in mente, perché non c'entra con i capelli. Vai. Mi dissero, siccome non si trombava, perché eravamo piccoli, insomma, non ce la davo, mi disse, lo sai che se te prendi un fico, frutto, vai a un albero di fichi, stacchi il fico, ti spremi il latte sulla cappella, si gode come trombare. È verità, non sto inventando niente, no, è la verità. Allora dissi, ma veramente? Disse sì, erano in 4 o 5, erano tutti d'accordo, ma l'ho scoperto dopo. Sì, allora andiamo via tutti all'albero a prendere i fichi, poi tutti dietro una scuola, tutti in un angolino del muro, loro fingevano di farlo, io presi il figo e mi spremetti, certo. Ma c'avevo una cappellina tutta sana, tutta rosa, tutta fresca, non c'avevo 14-15 anni, sì. Mi spremetti questa goccia, una, di là, è un latte bianco, no? Però poi l'ho scoperto dopo cos'è, e mi casca questa goccia, E niente. No, aspetta, e poi... E mi rimettono mutande e ci si ritrova, allora, e tutti gli altri facevano, oh, come ho goduto io, ah, come si gode, ma tu hai goduto a me. Ma veramente, ancora no, anzi, se devo dire la verità, comincio a sentire un leggero pizzicorino. E si va avanti, si va al bar, e lui, ah, oh, che godimento, e io, mi pizzica sempre di più. Mi venne una cappella, ve lo giuro, così, e la dovevo mettere nel lavandino. Con tutta l'acqua, mi sanguinava perché è un acido, è veramente un acido corrosivo. Poi avevo un dolore ma atroce e non potevo dirlo ai miei genitori, dicevano, ma che cazzo c'hai, perché? Non è che gli potevo dire perché mi sono spremuto, perché si dice si gode o me trombare, ma una roba di sofferenza, è un ricordo, questo è quasi una violenza. Questo succede a crescere in Toscana, vedi? Lo so, però, cioè, sono stato male a mettersi creme. C'è una cappella gigantesca perché è un acido. Infatti, se voi mangiate un fico con la buccia, ti si carbonizza la bocca. C'è proprio l'acido. Vedi? Ho letto, se ci metti il gesso, sì. C'ha sempre la lui. Lui è perfetto. Fuori classe. Te e due. Bravo, bravissimo. 6 parole, 2 applausi. 10. Ma io, infatti, qual è l'intuizione? Io lo tengo là, poi io parlo, a un certo punto lui, il gesso. Però in realtà io il figo con la buccia me lo mangio, però non... No,
non so, adesso non mi ricordo bene, io chiuderei qua questa storia perché la cappella è bruciata. Ho mangiato una volta, ma c'è quel latticino lì, quello è un acido, quello di squali, te lo giuro, stia di male, sì, sì. Ma di fatti poi di lì partì una guerra, però non so se lo voglio rompere. Vai. No, allora io odio, è partita, non è che subì questa cosa, allora tipo gli amici erano al fiume a pescare, io arrivai caldo, 40 gradi, con la non mi ricordo, una Fanta, una cosa, dissi, oh, me la tieni un attimo, vado a pisciare, ma non me la bere, mi raccomando. E ci avevo messo due boccette di Gutalax dentro. Cioè, era tutta una gara di cose così. E quindi l'infanzia toscana è sì. La prima guerra mondiale. Se l'infanzia a Roma Nord è il Vietnam, quella in Toscana è tutto così. Mazza. Posso andare sulle mie due domande? E quando, perché avendo tu fatto ho preso un attimo di depressione. Vabbè, ma tristezza. In teoria è anche depression friendly, cioè non. No, chiedo scusa se disturbo veramente. No, e ti volevo chiedere sul gesso, perché avendo tu poi fatto, come si suol dire, il cinema, tu vai, cioè c'hai il trucco, ti devono raccordare, tu arrivi e ti dicono scusi, ma questo è gesso? No, ma difatti io, cioè nei film che facevo, che ho fatto, insomma, ho quasi sempre c'avevo la parrucca. Ah. Perché convincevo. Ah, sì, voce, ma come sono ridotto. No, a parte poi tanto dico solo cazzate, non è che comunque quasi sempre nei film. Invece cioè, noi siamo proprio qua a filosofeggiare. No, ma l'avete detto voi, è una chiacchierata fra di noi. Infatti. No, vabbè, la parrucca oppure. No, ma io anche all'ultimo momento io vado in bagno, io un po' di gesso me lo butto. Però scusa. No, perché sto male, è una dipendenza. Però scusa. Mia moglie lo sa, mia moglie, ovvero la mia badante che è qui. Salutiamo. Che è la donna che mi ha salvato la vita e che amo alla follia. Bravissimo, questa era la verità. No, vero. Ma sei curioso, ma è la verità. Scusa, ma la parrucca, mo, a parte Pinocchio, si incazza sempre perché va in bagno e trova tutto bianco da tutte le parti, tutta sta polvere, dice allora ha ricominciato. No, è gesso. Glielo chiedete lì. Scusa, ma la parrucca, a parte Pinocchio, che è ridotto. No, ma c'ho tante volte, non sempre, sì. Però tante volte. Però vabbè. Senti, allora due domande, una sulla sciatica e l'altra invece devo essere rompita. Sempre a me, ma non sarà noioso? No, io mi incuriosi, perché sta sciatica, che è un meme quasi. La sciatica? Ma che è? Cioè, lo dico senza. Perché. No, allora, intanto. Ti posso chiedere di parlare? Sto sbavando. No, nel microfono. No. No, perché mi mancano pure i denti, C'ho da dire pure sui dentini, Poi andiamo pure c'ho la colite e andiamo. Non ci vedo un cazzo, non sento, però ne parlavamo prima davanti a quella polvere che era. No, scherzo. No, perché dice vuoi l'hamburger o. No, io pure ho smesso, quindi vedi. A posto. Lasciate per no, microfono. Poi, No, dico ho avuto una vita un po', ho abusato un po' di varie cosine, infatti stavo morendo, perché ti ho detto poi ho prima pregato Dio veramente, ma non ho pregato, l'ho proprio chiamato, ma ero veramente disperato, l'ho chiamato ed è venuto, e questo è come il gesso, ci dovete credere, io non lo dico, no veramente, cioè io non le dico le cazzate, figurati, io ero proprio disperato, ero sempre concio, messo male, ora questa poi mi pento di dirla, perché? La mia mamma guarda solo tintoria, no? C'ha 80 anni, vede solo. È il target nostro. No, non guarda quarto pubblico. Grado queste cose, no, guarda tintoria. No, perché siccome faceva la mamma di lavoro stirava tintoria, lei pensa sia un lavoro. Ma che cazzo sto dicendo? No, Dio, dicevi, hai visto, hai Dio, pregato hai chiamato Dio. Dio. Sì, in un momento, proprio quando ero veramente avevo toccato il fondo, nei momenti di disperazione lo chiamavo e una notte mi sono sentito proprio toccare. Ma però è un contatto strano, una cosa così. Sì. Ma anche più leggera, sì. Così. Da quel che non è facile raccontare queste cose perché no, in realtà è perché mentre facevo così mi prendo un dolore dietro. No. Allora cerco di farla. No, scherzo. No, però veramente, ho sentito un leggero sfioramento, poi niente, fine. Poi
dopo, andando avanti, è arrivato l'incontro, è arrivata la mia mogliettina che ho incontrato, di lì. Senti. Mia moglie mi ha salvato la vita. Come ha fatto a salvarmi la vita mia moglie? Perché non era facile, perché io mi imbriacavo come una bestia. Sì. E quindi non mi tenevano, perché poi sbarellavo, mi sdoppiavo. Era tu, sto dicendo delle cose, però ormai. No, vai. Dai, perché, dai, no, dai, guarda poi. Che. Tanto, questa... No, va bene. Insomma, facevo danni, rischiavo di. Poi volevo. Mi volevo buttare di sotto, poi cercavo le botte, le prendevo. Tutte cose brutte. Piangevo, soffrivo come un cane. Ma gli amici non ce la facevano a tenermi, quindi ero sempre più isolato, sempre più solo. Ci voleva una donna come mia moglie, perché la mia moglie come mi ha salvato? Menandomi. Veramente. Mia moglie calabrese. Adesso. Magari se ti fai vedere un attimo ti alzi. Salutiamo il popolo. Ah, sei già in piedi? Ah no, perché basta. No, fatto una checchina. No. Mia moglie, no, ormai la dico. Praticamente dandomi dei cazzotti, ma veramente forti, ma non erano solo i cazzotti, mi ha staccato una volta, come si dice, quella dell'occhio, la retina. A un certo punto ho preso un cazzotto fortissimo, ho visto una barra nera, ho detto ma che è una cosa nera, e c'avevo l'occhio tutto penzolante. Sì. Botte varie, ma erano le frasi, tipo come si fa con un bambino, tipo non so se si dice qua, fila a letto. Sì. Cioè io una volta stavo cercando di scappare perché ero in un albergo, ma sto andando troppo, sto parlando troppo. Vai. Questo è il podcast dove si... No, niente, ero in un albergo, ero tornato alle 5 di mattina per una serata e tutto. Entrando dentro di sghincio, vedo i bar dell'albergo con un ragazzotto albanese, cameriere, perché a me piaceva andare al bar e stare con solo con quello del bar, no? Sì, col barman. E quindi fingo di andare a letto, faccio addormentare lei si addormenta, io quatto mi alzo, esco piano piano per recarmi, faccio il corridoio dell'albergo, mentre ero a metà corridoio, ma senza vederlo, mi arriva un cazzotto, ma una botta boh, fortissimo cazzo, nell'orecchio, poi boh, e poi fila, che è quello che mi disinnescò veramente più del cazzotto, fila a letto, come si fa con i bambini, e lì a testa bassa, vedi, con varie di queste cose, tipo costoline rotte e varie cose, alla fine poi mi sono innamorato, finisco. Una mattina, proprio che lei mi aveva raccattato e portato a letto a casa sua per la prima volta con una costola rotta, mi ha messo a letto, io la mattina mi sono svegliato e l'ho vista vestirsi per andare a lavorare, che si metteva la maglia con scritto dietro misericordia. Sì, perché di lavoro è operatrice sociosanitaria, si dice così, no? Pronto? No, perché se sbaglio so botte anche se non bevo. No, ci ho visto proprio misericordia nel golfino blu, la scritta dietro. E quello mi ha fatto proprio innamorare, Piero. Vedi. Bellissimo. Grazie. Ma... è solo pentito. No, invece... Ma tanto non la vedrò mai, io quando arriva la puntatina mia vado avanti. No, a me interessa, no, un sacco. Perché poi soffro a rivedermi queste cose, però non riesco, cioè è inutile che vengo qui, cioè, te l'ho detto anche prima, a me mi viene da dire le cose. Eh beh, tu sei, cioè, no. Apposta. Ma ce n'ho tante. Vai. Noi siamo. Non è una minaccia, scherzo. No, perché. Io direi che questo è il momento di Rapone, una bella botta. Vai, Rapone. No, mi sono distratto. Quando uno, qualsiasi uno, vedi, dice il pubblico ride, vuol dire che sta male. No, perché non so sicuro ancora se te stai benissimo. Magari ecco. Sei più silenzioso. Non ha detto che sto bene. Ma questa. Non so se. Stai zitto. Sì. Sentite questo leggero piagnucolo. Che c'è? No, parla la sennò poi. Non, cioè, loro si sentono, però poi. Ah, chiedo noi, scusa. C'è una puttana. No, perché. Vabbè, non voglio dire. Però, vai. Posso dire. Certo. No, perché di conseguenza poi mi è arrivato il figlio, che è qui in sala. Certo. Che lui adesso sta piangendo. Avete non so sentito se lo sentite pigolare. Leggermente. Ma vuoi farlo venire qui? No, ma diventa veramente una cosa. Ma sì, ma se vuoi. Ce l'abbiamo avuto un cane? L'ho spoilerato. No. Come? Ho spoilerato che si tratta di un cane. Non ho capito niente. No, dico. Perché tu avevi detto il figliolo, no, magari pensavano. No, magari... vedi, perché mi arrivano così, e ora di colpo non ci sento, no, da questo orecchio. Ma te lo giuro, sentivo, ma no, cane.
Vedi, che ci posso, ma io ho bevuto no, un che, paese, non è che... Che avevi detto un figliolo e magari pensavano che sì, era no, un figliolo no, umano. Vorrei parlare del mio bambino perché lì è un'altra storia. Ma perché? Ma è bello, cioè ti trovi anche il podcast che parla di cani. Ma ho paura di rompere i coglioni, sono sempre a chiacchierare. No, ma gli piacciono vai, pure vai. A loro i cani, e se non gli piacciono non è il podcast giusto. A parte che non è un cane, è il mio bambino. Bambino. Io poi non avevo mai avuto animali, ma non lo posso dire, non me la sento. No, se... No, ma perché... Se non te la senti ci torniamo dopo. Se vuoi ci torniamo dopo. No, io... ma perché mi sembra di parlare troppo, ma se io inizio a parlare di Lucio, perché si chiama Lucio, mio cane, è bianco e nero, infatti lo volevo chiamare Juve Merda, però non dovevo dirla. No, è bellissimo. Chiedo scusa. Solo che no, poi... ma chiedo scusa. Solo e poi perché allora devi fare Juve, quindi... No, poi anzi, ora mi dispiace anche un po' per la Juve. No, ma veramente, chiedo scusa. No, ci faccio. Oh, ecco. Eccolo. Oh, è arrivato Lucio. Eccolo qua, mio amore bello, ciaccio, vieni da baci, bello. Bello, mio amore bello. Fai pisciatina a catare le gambe. Sì, se vuoi, certo. Stai qui con me, Se vuoi, puoi tra l'altro lui è romano, perché è stato trovato sulla Salaria, piccolo così, sotto la pioggia. Guarda che c'è bravo, un amico mio che me l'ha trovato, che forse è qui. Bravissimo, guarda quanto è indipendente. Ah, vedi che è tornato. No, bravissimo. Che bella puntatina di tintoria pulita, piena d'amore. Bella, bella. Vogliamo mettere due strisce su questo tavolino? Scherzo. No, ma che sta diventando la roba. No, ma quello ancora scherzo. Non è tintoria. C'è una birra, che cos'è questa? Tisana? Sì. Per esempio, io potrei bere un sorso di questa birra, ma di là parte una fulminata. Se no, la leviamo, me la bevo io poi. No, ma sto scherzando. No, però una cosa ti volevo chiedere. Allora, questa cosa del bere, cioè del fare la... È arrivata, cioè ce l'hai da sempre? Cioè da quando sei, cioè già in adolescenza eri così? O è stato il famigerato successo che ti ha affossato? No, io... Però sono domande, come si fa a rispondere a questa? Ma tintoria parla molto di... Non so, ma è complicato... Se io dico la mia, cioè... Ah già. No, me lo dicono anche agli alcolisti anonimi. No, sembra di essere gli alcolisti anonimi. Allora facciamo parlare anche qualcun altro, sennò sembra che... Se vuoi parlo anch'io. No, io... ma perché parlare di queste cose non è facile. No. Cioè, vabbè, a bere io per esempio, ma devo dirle queste cose. Se ti va. Amore, ti le va. Devo dire queste cose. Se ti no, va. Ma perché ho paura che... No, però cioè, in teoria. No, ma che come dico, sono tanti podcast... giovani con problemi, no? Magari. Sì, anche anziani. Anziani quello prima della cocaina. Capito, sì. Che vorrebbero cascarci. Se tu dai la tua versione e dici non fate come ho fatto no, io. No, ma non fate, non fate. Io, cioè, vedi, capito? Pure Lucio sniffa. No, non so cosa dire. Su questa roba qui, perché è una specie di demonio, non è che dice lo fai, non lo fai, è una bestia che poi alla fine poi non la uccidi neanche, la tieni legata, io ce l'ho legata dentro, infatti avendo sempre, mia moglie non mi molla un attimo, cioè, mi manca solo il guinzaglio, ma non per tenermi a bada, perché ho bisogno, perché comunque quel demonio lì ce l'hai dentro e cova. Difatti io per esempio sono stato all'Isola dei Famosi, ho fatto una volta, due volte, ma una volta io quando sono andato ero preoccupatissimo perché dicevo come farò a stare senza fumare, perché la dipendenza, nonostante io ho bevuto tantissimo, non ho mai avuto quella fisica, perché c'è chi prende fisica e chi prende mentale, ho avuto quella mentale, sì. Io infatti vabbè, ma non lo so se devo... No vai, guarda ti dico, a me interessa, l'ho detto all'inizio, che comunque non lo spettacolo. Ho capito, a ma me se cosa interessa solo a te, andiamo a un garage allora, ti prendo. Se no appari i coglioni. Io ho fatto il podcast per le cose che mi interessano a me, poi se a loro piace io sono contento. Ma perché ho paura di dire cose che annoio, non voglio... No. Però non posso, io le voglio se sapere. Inizio a parlare di questa cosa, non riesco a smettere, perché è un dolore, è vero. Se non ti perché, va, no. No, ma non è che non mi va, mi può andare, ma però, cioè... No, ma è interessante, cioè se ti va è interessante. Se no, parliamo, no. Scusa, perché
Allora, parliamo dell'Isola dei Famosi. No, no, ma no, no ecco, per quello te l'ho fatto ricordare questa cosa. Qua, prima di entrare lì, la paura mia era come farò lì che di colpo non posso più fumare, sì. Di colpo non posso, ma il bere meno, più che altro il fumare. Fumare. Che ti ricordi a un Grande Fratello era successo che quello era uscito. Dove sono le sigarette? Quello faceva. Sì. Però da un'isola non puoi uscire. No, no, però io di quella cosa lì, cioè la cosa che di quel che quello non è un giochino, sembra un giochino, quella è una tortura. Quelli sì. Andrebbero denunciati tutti. Sì, sì. No, io posso se vi racconto c'è delle robe lì, io veramente c'è tutta un'associazione lì, c'è uno psicologo finto che sì, sì, che tu vai lì prima di entrare fa finta di dire come ah sì, a qui là, così lui capisce i tuoi punti deboli e infierisce dopo quando tu stai male, e dà la botta. Poi c'è un dottore, no, io li ho inseguiti, la psicologa entrò dentro perché c'è degli incontri nell'albergo, viene dentro, mi guardava così, mi disse: "Lei si droga?" Gli dissi: "Puttana di merda, esci immediatamente, mi dà calcio." Vabbè, ora questo magari la tagli, però fai come ti pare. Però no, no, perché ma non perché mi disse lei si droga, perché capì questo giochino. Il dottore, te vai, quando sei lì ti si infiamma anche il buco del culo perché c'è sempre la sabbia, tutto, sei tutto pieno di piaghe. Non ti dà la medicina per guarire, ti dà quella per guarire e mezzo. Così ti dà sempre un frizzolino ai coglioni e in più a tutti gli altri acciacchi tu soffri come una bestia al primo collegamento. Cosa ci dici da caido? Appena vedi un cugino marcio, un parente di merda, piangi subito come una bestia. È tutto studiato, No, la verità. Io dico la verità. Bellissimo. No, questa poi mi piace molto dirlo perché non ci ho sofferto tanto. Tutto proprio. Poi a me erano sempre vicino al limite, infatti non so se è capitato, ricordi quando buttarono quelli dall'elicottero troppo bassi, quello che fa la voce del gladiatore, sì, lui no. Si è quasi rotto una vertebra perché e poi si questa forse guarda, poi possiamo tagliare anche no, tutto. Questa non la dico. È solo per loro. Se vuoi, guarda, questa è un'altra perché cosa. Perché lì c'è tutto un. Io taglio tutto quello che tu vuoi tagliare, però per il pubblico dal vivo. Prima mi volevo tagliare le vene, adesso me le voglio. Tagliare no, 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 ma non posso perché poi magari. No, è la verità. Senza po', no, si può, non vogliamo no, mettere no, nei. Ma era per dire, cioè, era per riallacciarmi al finalino, così chiudo. Per dirmi, quando invece sono entrato in quest'isola, a parte che per me era il paradiso perché mi piace pescare e quindi io non si di colpo dicevo, come mai un sento voglia di bere, un sento voglia di fumare, ma come mai? Dissi, ma cazzo dentro di me, dicevo, ma se allora io esco di qui e ho smesso di fumare, di bere, tutto, ho vinto, cazzo me ne frega del giochino. E invece, perché io bestemmiai, no? Sì. Mi scappò la bestemmia. Venni buttato fuori, non so se ti ricordi. No, mi ricordo la prima volta per la bestemmia, uno scandalo. Mi scappò la bestemmia e mi buttarono fuori. Quando mi buttarono fuori, ma erano già 35 giorni che io ero dentro lì e avevo detto, ero convinto che non avevo più bisogno di niente. Quindi, appena mi buttarono fuori, la sera stessa e mi misero nell'albergo, subito 50 sigarette, bere, tutto, subito dopo, perché la bestia. Cioè tu la dipendenza, tu dici ma io non ce la fa, ho la dipendenza, se perché ti ordino, se per dire il dottore ti dice o smetti di fumare o muori, te ti caghi addosso e non fumi, ma la bestia allora si scatena e ti fa star male e ti come soffro, perché dice uno si rifumerà più, ma la bestia lo sapeva, dice quando si riesce da qui tanto si ricomincia e quindi non mi faceva soffrire. Questa è una mia teoria. No, guarda, posso dire una cosa, questa teoria è bellissima, è il motivo per cui volevo parlare di questa cosa. Ma per dire dai consigli, non consigli. No, no, però. Non ci si fa, è un demonio con cui bisogna lottare, però è veleno, è tutta merda, sì. È tutta merda, perché poi si sta male, si perde tutto, ci si brucia, ci si carbonizza il cervello, la vita, gli affetti, gli amori, e invece vedi quando viene il bambino, che poi Dio ti premia, perché vedi, poi arriva il cucciolino, me bacio, è tutta un'altra vita. Quindi, sai, posso, a parte questa visione della bestia, io lo chiamo il diavolo, che tipo ce l'ho sui gratta e vinci, che ogni tanto arriva e ti fa, gratta un gratta e vinci, tu lo gratti e lo vinci, così poi ne gratti un altro, quello. Io lo chiamo il diavolo, non la bestia. Però, scusa, questa cosa di Dio che torna, mi sei cattolico, mi sei cristiano? Cioè, no, non mi fanno entrare a me in chiesa.
No, no, veramente non, ma non, no, no. Non credo, cioè, al di là, no, dei, no, momenti... ma, no, ma vabbè, ma adesso non posso parlare anche di questo. No, no, non finisco. No, no, è che so... Io c'ho un passato da testimone di cella. Ma che sta a dire? Ma davvero? Ma davvero? Ma che cazzo dici? No, aspetta, dici. Davvero? Elena, diglielo. Io ero, no, proprio testimone di Geova, svegliatevi, la torre di guardia, la Bibbia o le pagine di riso. Ma questo quando? Poi le paginette sono diventate cartine perché erano fini. No, erano, no, veramente c'era la Bibbia fine come le cartine. Ma qua, quando, cioè, quando è che... No, ma che annoia? Ma che, ma è... Guarda, se si annoiano ti dico, no, non me ne frega, li cacciamo. No, ma scusa, ma la cosa si fa, ma che, cioè, come faccio a raccontare queste cose? Ma niente, è tutta una roba che parte dalla, quando ero più a 14 anni, perché io mi fo convincere, mi fo traviare, mi intraviò uno e mi disse: qui è la fine del mondo, si muore tutti, ta 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 ta. Io ci credetti pieno e andai dalla mia mamma subito a gridargli alla finestra: oh, si muore tutti, bisogna andare, e qui e là. Oh, ce li convinsi tutti, la mia mamma si battezzò nell'acqua con la testa dentro, la mia sorella pure, andavamo agli stati, e comunque c'hanno delle cose belle loro, eh. Dice, per esempio, quando tu vai lì nei loro ritrovi e tu dici: ho fame, piglio un panino, piglio da bere, piglio una cosa, non c'è la cassa, cioè tu pigli perché dici sono... Ah, è stupendo. Ma questo era tipo il figo sulla cappella, cioè era una gag. Chiudevo una gag. Era una gag pure. No, no. No, perché no. Poi c'ho dei ricordi brutti, perché dopo ho scoperto anche cose però negative. Che c'è loro, tutto un aspetto... l'amore, loro sono convinti, cioè talmente che risusciteranno, che se c'era bisogno, ma la sapete, no? Se c'è bisogno di una trasfusione di sangue, fanno morire il figlio, ma non perché sono delle merde, perché secondo pensano, loro, no? Perché dopo avrà la vita eterna, ritornerà alla vita eterna. Però sono talmente flippati di questa cosa, talmente fissati, quasi come quelli del Palio di Siena, proprio. Sono una cosa, cioè il Palio di Siena sono assatanai, veri? Sì, Madonna. Sì, sì. Io delle volte, quando bevevo un po', andavo apposta nelle contrade, tipo la contrada della Chiocciola, perché mi piaceva rischiare la vita. Gli facevo: chiocciola di merda, ma ridendo, cazzo! Madonna, mi prendevano botte, bum bum bum. Sì, dai, scherzavo, scherzavo, ti ammazzano lì. Sì, loro sono matti, i senesi sono matti. Dopo ho detto questa cosa, il cazzo va da Siena. Passo di lì. No, perché loro c'hanno questa, no, cosa che non puoi parlare manco del padre. Il testimone diceva, per esempio, ma c'è la cosa che mi ha fatto smettere è quando ho visto che, per esempio, questo ragazzo che aveva fatto convinto a me, la mamma di questo ragazzo era diventata amica con la mia mamma, ma tanto. Proprio amiche, amiche mie, che sono stato anni io, cioè, ora non me li ricordo, ma avrò fatto da 12 anni fino a 18, non me lo ricordo, meno di 18. Comunque erano proprio amiche, amiche, amiche. Quando tu hai una crisi, perché la mia mamma aveva smesso di fumare, poi in crisi ha ricominciato, e solo per quello, non perché gli ha coltellato il gatto, per dire, solo perché aveva ricominciato a fumare, i capi gli dicono all'altra: gli proibiscano di riparlare, rivolgere la parola alla mamma mia. E lì allora, certo. E non mai più, cioè mai più, non si sono mai più salutate, mai più, quindi sono un po' fissati anche, cioè, tutto questo amore secondo me non dovrebbe essere così. Io perdonerei. Io una volta, per esempio, avevo, la dico anche questa, poi basta dopo, perché sennò veramente sto parlando, vedi quanto parlo, sono sempre solo. Sono sempre solo. No, Dio, l'ultima. Io quando sbevucchiettavo mi piaceva andare a cercare i criminali, questi, e chiedergli i cazzotti. Dai, dammi. Ogni tanto, e trovai uno che era ubriaco pure lui, e mentre dicevo dammi, boom, mi arrivò una botta, tipo, non so se vi ricordate Predator. Certo. Spazzare, che quando dai il cazzotto al mostro, che ha visto gli slitta, che c'ha il mandibolare. Non, sì, sì. Mi ruppe la mascella. E, insomma, ma proprio rotta di netto, dovetti, a parte stia di 10 giorni, senza di nulla a nessuno, tenendo il cotone fra i denti, insomma, mi ruppe tutta la mascella e tutto. Dopo andai all'ospedale, mi operarono, mi misero una placca, mi riattopparono qui, rincontrai questo qui, lo perdonai, perché mi dicevano: denuncialo, è un danno enorme, là. Invece lui mi piangeva, e sono rifinito abbracciato con lui che mi chiedeva scusa piangendo, perché comunque lo chiedevo io il cazzotto. Ma sta cosa ti chiede... Ho detto sta cosa. No, sta cosa ti chiede i cazzotti. Sta cosa ti chiede i cazzotti, questa perché... Proprio... Questa è un cielo, qui.
Aspetta, però, ce lo fai neanche te con questo. No, scusa, sei creato il gelo, per fortuna cioè, questo non ci si rialza. Il dottor Geo, lo sapevo, durante questi anni, quanti anni sono stati testimoni di Geova? Quanti? Non mi ricordo, però ho cominciato, diciamo, a scuola alle elementari e sarò arrivato fino alla prima, seconda media. Ah, ma in quella poi, quindi le bestemmie non c'erano, o ci sta, o ci... Ma quelle o sì. Quelle sì. Ah, nei testimoni Geova si bestemmia? Sì, perché io per esempio, ma ora non posso mica farlo qui. Guarda, si è già bestemmiato in questo podcast? Ho già bestemmiato? No, non tu. No, perché io non me ne accorgo. No, no, mi ha fatto venire una botta. No, però no. Puoi bestemmiare in questo podcast? No, io guarda, allora, le bestemmie non te le fo, perché io comunque, a parte... No, ma non come gag. Ricordatevi una cosa, detto da Benigni, che me lo disse, fu l'unico a consolarmi, perché quando avevo bestemmiato quella bestemmia mi scappò. Sembrava avessi ammazzato uno, sì. Ma non può sapere. Però, a parte la gente per strada, no. Ma quelli del televisivo marcio, di queste merde di tutta la televisione, mi appestarono proprio, mi volevano proprio... L'unico fu Benigni, perché siccome insomma lo conosco, siamo insomma, a parte era il mio idolo, mi disse: guarda che chi bestemmia è quello più vicino a Dio. È una frase, non so se è vero o no, però mi consolò, ebbe quell'effetto lì. Tramite Benigni Dio arriva a consolarti, perché Dio lo sa, se tu dici Dio è qui, sì. Ma che voglia gli frega a lui, tu puoi invece dire oh che bello Dio ed essere un pezzo di merda, sì. Invece Dio non c'è bisogno che gli dici la parola, cioè, e ti legge dentro, no? E poi sai, in Toscana cioè, proprio è addirittura è un modo di dire, cioè, non sì. È nemmeno, però comunque no, no. No, questo, perché lui chiedeva se... le bestemmie nei testimoni di Geova. Ah, no, perché io c'avevo un piccolo per dirti che anche da bambino, perché è una proprio perché per quello ti dico involontaria. Cioè, per esempio, compleanno della mia sorella, tutti i parenti, io geloso, ma a 5-6 anni mi alzavo con una sequela disumana ma da 6 anni, capito? Pezzo. Merda, figli di puttana, merda, tutto così e mi chiudevo in casa. Qualcuno a voce? No, perché... Questa è bella. No, l'ho detto prima. Amore, non sto esagerando, vero? Ah, ecco. No, ammazza. Comunque, quella mia bestemmia all'Isola dei Famosi, ma che poi non era neanche ripresa. Bravo. Cioè, qualcuno ha detto che Ceccherini ha bestemmiato, ma che cazzo vuoi? Te la spiego bene. A parte che mi è costata un bel po' di soldi. No, costata a me, perché comunque no, ma non la dico questa. Ammazza, dai. Non finisco. No, ma poi scusa, poi sull'Isola dei Famosi, no, questa stiamo parlando della prima volta, ci sei pure tornato, ma tornato da te strisciando. No, perché praticamente, ma no, ma non interessa. No, ma guardali, hanno rotto 5 bicchieri per quanto stanno tesi. È il quinto bicchiere che fate cadere, ma che cazzo c'hanno stasera? Stanno fuori controllo. Mi vergogno, dai. Allora, diciamo una cosa, questo forse si può dire. Tu la bestemmia non l'hai detta in telecamera, no. Quindi qualcuno ha detto Ceccherini ha bestemmiato. Chi è stata la merda che ha fatto la spia? No, ma aspetta, se io faccio causa, vinco io, perché loro mi tengono il microfono acceso, io sono fuori dallo schermo. Sai perché? Perché io avevo visto un tavolo pieno di panini con la cotoletta. Ma non erano per noi, erano per loro, capito le merde. Allora dissi, ma porco di, allora io le voglio. Certo. Infatti, quando mi chiamarono per parlare, sai, diretto che c'era l'avventura che presentava, mi chiamarono, devi parlare con me in diretta, mentre mi dicevano purtroppo Ceccherini lei ha bestemmiato, io dissi, ma veramente, perché chiaramente non me l'era accorto, certo. Veramente, ma mentre dicevo, ma veramente, c'avevo un panino con la cotoletta qua, uno qua, ed ero felice, perché lì, sempre per il discorso della tortura, lì ti torturano proprio, tu arrivi, io ho mangiato delle cose, perché... Ti ripeto, cioè, più soffri, più rendi, no? Eh sì, perché stai male. I panini della cotoletta erano oro, è già una mela marcia, è proprio il paradiso. Tu mordi una mela, c'ha un saporino. E quindi te l'hanno sentita dal microfono, non è che uno ha fatto la spia. Il microfono era acceso da fuori schermo. Cioè, io non è che vado. Io, per esempio, una volta, siccome sono amico di Carlo Conti, mi piaceva, e lui è molto. Lui mi dice sempre quando andavamo a cena, e metti che io dicevo, cioè, mi scappa una.
lui, perché lui è molto proprio, è super proprio, e lui mi fa sempre Massimo. Proprio, gli dà fastidio se già ti dice una, ma una, anche una Madonnina così, che deve Massimo. Quindi io siccome abitavo io in Piazza Mazzini, cioè, dove c'è il Teatro Le Vittorie, lui faceva Domenica Inn, e io abitavo dietro l'angolo, era in diretta. Il mio sogno era quello, e lo volevo quasi fare. Ho detto, se io vado, so l'entrata da dietro, la sapevo, no? È dietro i Bar Vanni, c'è l'ingressino, e sei il track, e sei dentro lo studio, cioè, capito? Non devi passare niente, sei nello studio, in diretta. Entrare dentro così, lasciare andare e correre veloce a casa a vedere la reazione del Conti. Cioè, avrei fatto a tempo. Lo stavo per fare. Però mi avrebbero arrestato. Sì, sì, se fai così in diretta su Rai 1 in Italia vai, cioè, in principio. Noi che si vive a Scandicci, a Firenze, cioè, per noi è un sogno vedere la Rai, cosa, cioè, non è, ma lì è lì. E c'è la porticina, pensate, in quello studio lì ci hanno fatto tutti i programmi, Pippi Baudi, di tutto, eh. Pensa, uno abita lì, entra dentro, la vai, vai, Tomà, tra, e va a casa. Non ti fermano, non c'è controlli, perché i controlli sono tutti da davanti. Anche tirarlo fuori, yeah, via! Tanto le mutande pensa non che ci sanno. Tu vai a... io sono andato una volta vicino a tirarlo fuori. E quello forse, quello forse problemi legali. No, ma sempre per l'eccitamento. Ah, certo, ci mancherebbe altro. Però... Qua. È stato un piacere. Sei ancora in tempo, dico, cioè non è, no, si può sempre fare. No, non per quello. Anche qua Tintoria potresti fare. Non è però Tintoria non fa scandalo. Non stuzzicare quella bestia che dorme. Perché, ti ripeto, la bestia non muore mai. È se, lì. Se vuoi, vuoi, ma Tintoria faresti meno scandalo che su Rai 1. Non vedo l'ora. Guarda, ma rotto. Sei più facile che lo tiri fuori lui, perché lui lo vedo bene, lui... lo vedo in forma, ma voi non vedete, voi a casa, dico voi a casa. Espertissimo. O voi in clinica. No, che non sa chi lo guarda questo programma, non mi pare che lo guardi nel ce lo chiediamo, no, tutti. Dura tanto poi, dura lungo. Tanto, sì, sì. Dura tantissimo. Senti, ma tu ti sei fatto... Perché vedo lui, poi, cioè, non lo vedete, lo vedo che lui ha voglia. No, cioè, scusa, io, ma scusa, io ho detto delle robe, mi arrestano, mi denunciano, ora torno a casa e mi babbo, cioè, mi fanno... Cioè, tu puoi dire quello che c'hai dentro, perché tu vuoi fare una cosa erotica. Tu, come ti chiami, scusa? Se... Andrea? Nome d'arte? Dai, diciamolo. Dai. Non vuoi, allora non voglio disturbarti, ma non vuoi venire qui e fare quella cosa che mi avevi detto in bagno prima a me? Dai, troppa gente. C'ha ragione. Senti, ma tu, tra l'altro, in tutto questo, la e le cose bella. Tu senti, ma la birra la bevi? E la bevi la birra? Chiede Stefano. Posso se la beve Stefano? No, queste sono proprio prove. Guarda, amore, guarda. Ehi. Madonna, 100 grazie Ottavio, te ne posso chiedere una anch'io, per favore? Grazie. Tu bevi un'altra birra? Certo che merde, però Uno forse ti devono chiedere se ti sono giovane, capito? Prima sono arrivato e gli ho detto, lui dice, preferisci mangiare prima o dopo? Ma io alle 9:30 già ho il catetere attaccato, dormo, cioè io sono anzianissimo, è vero, no? Giustamente loro sono giovani, fanno lo spettacolo, sono bravi, poi dopo vanno lì, mangiano lì, con la speranza anche però di aguantare, cioè, a quel punto arrivano, c'è Giovanna, come dicevamo, Giovanna è il nome d'arte, come dicevamo prima, arrivano numerose donne, come siete sempre. Siete fidanzati? Siamo fidanzati. E sono qui le vostre donne? No. E come mai? Chi lo sa? Ce lo chiediamo anche abbastanza. Noi. Ce lo chiediamo anche noi. È come la partita di calcio. Chiamano l'amante a casa quando il fidanzato fa il podcast. Il podcast ha sostituito la partita di calcio. Speriamo di no. Eccolo. Oh, grazie Ottavio. Un applauso a Ottavio. L'Ottavio Re di Roma, come lo chiamiamo tutti. Senti, ma tu in tutto questo, le bestemmie alle Isole Famose, ingiustamente cacciato, poi tornato, tu ti sei fatto una Sanremata, ti sei fatto un Sanremo. Vabbè, ragazzi, tutte cose di dramma. Perché dramma? Cioè non è il momento perché più alto. Perché anche lì, è partita. Lo posso dire. Anche all'Ariston. Lì è una roba di tragedia vera, però questa veramente, vero amore, non la posso dire. Questa. No, questa non si può dire. Se... Anche quella. La moglie ha detto sì. No, non la posso dire. No, questa non ce la faccio.
chiedo scusa ma non ce la faccio, però no, posso non... dire solo un frammento di quella mia avventura sanremese per farti capire quanto soffrivo. Sì. Chiaramente nella... che anno era? Io... 2001. 2001. Nella sofferenza e quindi facendo cagare, perché facevo veramente cagare, perché proprio, ma non cerco scusa, avrei fatto cagare anche da sano, però stavo veramente male per una cosa che non racconto perché non ho voglia, che mi bevevo a tutta randa la sera e mi chiudevo nell'albergo, solo che nell'alberghino di Sanremo, durante Sanremo, c'è pieno di televisioncine, marce, vite in diretta, di tutto, no? E sicché la mattina, che ero bello carico di violenza io, perché dell'alcol, volevo uccidere chiunque, mi veniva la vita in diretta. Siamo della vita in diretta, no, via, e giù tutte quelle cose delle isole famose, sì. Via, qui, di là, no, ma dai, una piccola, due battute, che già mi stavano sul cazzo dal sano, però comunque con quella roba lì, mi bussa, io gridare no, alla fine fecero l'errore di aprire loro. E questo però è scorretto, cioè non si può fare. Ma scusa, no, e vedi la porta che... si stava schiavizzando, quindi ebbi un nero totale, mi alzai di scatto, feci così. Feci così, aprì io di schianto, feci, dissi delle cose che non posso dire, aprì la porta così, gli dissi le cose a loro, le peggiori, e gli risbattieni la porta in faccia, solo che mi risbatte la porta, c'era tutto, c'era la truppa con la telecamera e tutto, sbattieni la porta così, boom, e cascò tutta la parete. Io lo giuro, tutta la parete, e rimase tutta la parete, ma non perché c'ho forza io, perché era un muro, io facevo il muratore, lo so, erano tutti forassitine, tutti forati, cascò tutta la parete e rimase un tubo di quelli dove c'è i fili, che si chiama forassite, sai, che fanno e lì infatti mi venne da ridere, perché rimasi, che poi mi toccò pagare tutti i danni a questa cosa, ma tutta la parete. Questo è un aneddoto di Sanremo. La cosa che mi ricordo di più è questo. No, vabbè, bellissimo. Ma era l'ingresso della tua stanza, cioè hai sfondato la parete. Sì, la parete dell'albergo, la porta mia. Loro stavano tentando di aprire, da loro si erano fatti da una chiave per entrare, perché io non li aprivo, e loro volevano fare l'intervistina a marcia, non so che volevano fare. Quindi quando vedi schiavicchiare, chiaramente preso dall'alcol, certo, e nelle condizioni in cui ero, aprì per sbattigli la porta in faccia, solo certo, si vede, non lo so, forte, e cascò, cioè la porta venne via tutto, e il muro, cioè mezzo muro, tutto rimase, tubi, tutti i mattoni per terra, tutto. E poi che hai fatto? Sei tornato a letto? Cioè, sì, no, mi buttarono fuori da... Ah, ok. Io penso che a Sanremo non posso proprio, l'intera città non posso più andare. Vero. Però dico cose troppo... No, senti, ci sono delle domande ricorrenti che facciamo nel podcast. Vai, bevi un po' d'acqua, intanto ti faccio la domanda, che tanto si ricollega a tutta una serie di argomenti che abbiamo... Sì, infatti voglio vedere come la fai adesso. Toccato fino ad adesso. Allora, puoi bere tutta l'acqua del locale. Quello pure io. Prostata, è vero. È una chiacchierata fra di noi. Infatti. Emorroidi come si è messo? Tranquillo, mai. Grappoli? Mai avute. Sanguinano? Mai avute. No, perché io ho anche lì delle invenzioni. Sì? Eh sì, perché avendo sofferto sì da quando ero ragazzo. E che invenzioni? Ma adesso. No, perché magari statisticamente almeno 5 persone soffrono di emorroidi, ci sono in sala. No, perché comunque, ragazzi, parlare di acciacchi, malattie, ci si può aiutare fra di noi. Io, per esempio, un'altra perla, una delle poche cose buone, oltre, vabbè, che io, insomma, l'affetto, la gente, se vedo che, insomma, una cosa, faccio una cosa un po' divertente e la gente è contenta, io godo. Però godo molto anche nel diventare amico di dottori. Perché se tu c'hai un dottore amico... è una goduria, perché cioè, capito, qualsiasi cosa puoi fare subito, capito, cioè, subito, e quindi cioè, ogni dolorino, questo è un insegnamento importante, come, diventate amici. Però come trovi il medico, cioè come fai a capire che uno è medico per... No, ma appunto se magari tu vai a fare uno spettacolo, fra il pubblico c'è una bella signorina, viene da te, ah, che bravo, qui e là, e vai, vieni in albergo con la signorina, fai tutto quello che devi fare e poi scopri che è dottoressa.
Ah, ok, quindi alla fine rimane, cioè, meno. Non lo so, devi sempre fare, cioè, due pizzoni, quindi devi fare l'amore con un sacco di donne, così, alla fine devi dire: scusa, ma tu che cosa hai detto che fai, dottore? Oh, perfetto, allora ti richiamo sicuramente. Possiamo tu vai a letto con una, esci con una pomata fantastica che non troveresti se non hai fatto amicizia, perché loro hanno anche loro le cure che in amicizia vengono fuori con delle medicine. Quindi che i medici sono come le merde dell'Isola dei Famosi, te le danno solo se sei amico. No, io dei medici questi non posso siete, altro male. Che eroi. No, io dei medici non posso parlare male, io no, li amo, certo, tutti. Io pure scherzavo. Ho troppo bisogno, non posso far scherzare. Ho tanti amici medici, ci mancherebbe. Ma se tipo se trovi invece un maschio, cioè, che palle, mo ce devo pure scopare. Per fatelo. No, ho visto che deve aver detto di sicuro una cosa divertente, perché ho visto che la gente ha riso. Purtroppo non no, lo so. Sì. No, mi è presa sta. Adesso mi è presa la parte di qua, cazzo. No, dico, se tipo scopri che lui è medico, devi perché dire. C'è un eco, ma lo sento solo io o c'è un eco? No, è forse no. La spia. No, perché che c'è ci una torna. Mosca. Dico, se scopri che è un maschio, dici, cioè, che è un medico, dici, ah, che palle, mo ce devo pure scopare per diventarci amico. Vedi, ho capito solo maschio e scopare. No, ma sono io. Devi scopare con maschio, questo sto dicendo. Devi scopare con. Se è un medico. Ah, se è un medico. Se è un medico. Non lo so, ma sai, per una visitina, una gastroscopia. Sì. Colonscopia fatte subito, e non che devi andare dopo 3-4 mesi quando ormai sei andato. In quel caso. Ci puoi pensare, un boccaglio lo puoi pure fare, insomma. Guarda che conviene, quando c'è bisogno c'è bisogno. Siamo adulti, se ci possiamo dire. Io amo talmente i miei amici medici che, insomma, io infatti gli riempio di complimenti, chiaramente non gli farei cose, anche perché non vogliono loro, perché insomma non è che gli posso. Però dico, qualsiasi cosa mi chiedono io vado, perché veramente, e non sto scherzando, ha salvato la vita alla mia mamma, ecco, perché ti abbreviano i tempi di cosa. Quindi se avete la fortuna di fare amicizia con un medico, tenetelo stretto, perché serve. Oh. Questa è la lezione che bisogna trarre da questa puntata. E messaggio. Bellissimo messaggio. Allora, questo... Questo podcast. Se bevi un'altra birra, vedrai che diventerà una poesia. Questo podcast ha dei temi ricorrenti. Non so se sai che Tintoria è il podcast della legalizzazione. Chiuderei con la morte. Ma ci arriviamo. Ci arriviamo. Facciamo una bella seratina, poi andiamo tutti al night con Giovanna. Io a te non mi ricordo bene dove t'ho visto, ma io e te, Jackie O, può darsi? Comunità? Più facile, no, però ci siamo già visti. Chiedo scusa, quando uno vede un amico, insomma, anche le forze dell'ordine, per esempio, salutiamo le forze dell'ordine, amiche di questo podcast. Ma io non dico una cosa per scherzare. Io li amo proprio, i carabinieri. Io li amo. Come cioè, mai ami? Cioè, adesso va bene, ma adesso amare. No, li amo. È un sentimento amo. Forte. No, come no, mai? Da dove viene questo amore? No, non mi va di scherzare su questa cosa. No. Allora, torno alla domanda. No, ma non posso, perché non posso ridurre. Cioè, a me, per me, parlare dei carabinieri mi si apre una cosa che non può. Di amore. Non sto qui tutta la notte. Allora, non parliamo dei carabinieri, però dimmi una cosa: se i carabinieri li ami, cosa provi per la polizia? No, ma non è questione. E la forestale? No, perché. Chi? La forestale. La forestale è l'incontro a cercafunghi. Forestale, quindi stanno qua su. No, ma non posso. No, e allora rispettiamo, ci mancherebbe. No, ma non è questione di rispettare. No, poi è proprio questione dell'amore, cioè che è un'altra cosa. Allora, non so se sai che Tintoria. Cioè, è lo stesso discorso delle morali di prima, dei dottori. A me mi serve troppo dire che sono amico. No, perché quando c'ho bisogno, c'ho amici, poliziotti, cose, quella. Che mi possono salvare e ti danno la mano, in emergenza, se faccio degli errori. Infatti. Ma non solo per quello, non so, il ruffiano, sono amico per quello. Li amo anche per tutto quello che hanno fatto sempre, ma non posso citare i casi, perché dallo scherzare io non riesco a scherzare troppo. I carabinieri hanno fatto, lo sappiamo tutti, hanno dato vite, hanno fatto tutto, hanno posato.
insieme ad altri, non voglio fare i nomi, cose, però a me mi colpiscono, glielo raccontavo oggi a lui, gli occhi di Falcone, gli occhi di Borsellino sono occhi che non si vedono, ma non per fare quello, ah, ha detto Falcone, applauso, c'hanno proprio lo sguardo, gli occhi sono proprio, io lo dico sempre alla mia moglie che comunque mentre guarda Signorini e Grande Fratello, per dire, no, per dire, le merde si vedono dagli occhi, se te li guardi bene te ne accorgi. Lo vedi l'occhio, c'è il losco dentro, l'occhio puro come quello, cioè puro, puro, non trovo la parola, ma l'occhio bello come quello che era di loro e anche di tanti carabinieri, non posso fare tutti i nomi, no, e poi certo. Sto facendo il discorso, sembro chissà che, sono solo un grullo, però quegli occhi lì io li leggo dentro che sono i migliori, non ti sbagli mai. Ah, vedi, questo è bello. Questa può veramente via. Questa è bellissima. No, però, no, molto bella, è quello che penso, e io a me mi colpiscono, ti potrei elencare perché sono appassionato delle storie di carabinieri che hanno perso la vita in attentati, cose, minori, ma non per fare quello che, capito, non per fare quello che difende, non sono nessuno per difendere, perché proprio mi toccano a me, una passione mia, vedere come possono essere, cioè come bisogna essere per essere, per esempio, e ti potrei fare dei nomi, essere stato un carabiniere che stava in quegli anni lì e che sapeva che il 90% potevano ammazzarlo e che invece riusciva, come faceva a dormire la notte, a stare, a continuare a fare il suo, chi glielo dava il coraggio? Io alla minima rissettina io mi cago addosso, cioè, capito, per dire, no? Quindi sono quasi sovrumani quelle persone lì che sono state e che sono e che ci sono tuttora, che ci devono essere, se no, e che si fa e che si vive a fare con tutti occhietti ti marci, c'è vita. Bello, mi piace questa cosa agli occhi. No, per fare. Ma però ti dico una cosa, io prima. Parliamo un po' di fregna. Che c'avevo voglia di dire questa parola. Sei nel podcast sbagliato. Vai. Però no. Ogni tanto vedi ogni tanto che sbavo schizzo. Vabbè. No, perché io lo vedo con le luci. No, sono i denti che mi mancano. Vabbè. Se c'è storie, se c'è storie di fregna, sarebbe, sarebbe un capitolo inedito di 136 puntate. Siamo a zero. No, perché io ho perso i denti davanti proprio per una donna. Perché ti ha menato o come quello che stava con, come si chiama l'attore che stava con Catherine Zeta Jones che gli è venuto il cancro alla gola? Come si chiama? Non era. Grazie. Che gli è venuto il cancro, ho detto, perché lecco la figa. Come? No, i denti per una donna, perché hai perso i denti per una donna? Non si può dire. No, ma non è che si può dire, nel senso che, ma da ragazzino, perché andavo, era il mio primo appuntamento, che andavo a trafficare, solo non me la mica non trombavo, solo a trafficare a pantalone, si trafficare a sì, pantalone. Sì, ok. Quindi questa qui che io dovevo fare col ciao, sai, il motorino. No, ma ci siamo, uno di loro dirà, te fammi dire a te tre storie marce mie, alla fine cascano tutti, non ce la fanno più. Posso continuare a dire queste cose? Io smetterei. No, adesso... No, comunque, lì, mentre andavo ero talmente... Cioè, non guardavo la strada, ho spezzato e sono caduto... E sono andati i denti. Tutti i denti. Ah, amaro. Senti che gelo. Rapone. Vai. Mi sono distratto un'altra volta adesso. Madonna, però prima a inizio puntata andava più forte, vero? Andava più forte. Senti, c'ho delle domande ricorrenti, poi ti giuro e ti facciamo andare via. In teoria il podcast della legalizzazione, io prima chiedevo a tutti gli ospiti. Mi piace ascoltare anche. Che ne pensi? Prima chiedevo a ogni ospite cosa ne pensassero della legalizzazione della marijuana. Però ho smesso di fare questa domanda perché tutti mi davano sempre la stessa risposta. Quindi ho cominciato a chiedere. Che era sì, sono favorevole. E quindi ho cominciato a chiedere che rapporto hai con la marijuana e nel tuo caso se secondo te c'è un rapporto tra marijuana e creatività. Ma non ce la fa rispondere a questa domanda. No, ma perché non ce la fa? Perché cioè in tutte le sostanze di cui abbiamo parlato che ci sono, me lo posso permettere io di rispondere su questa domanda, perché comunque non lo so, perché dall'inizio io ho iniziato queste cose, po' di qua, po' di là, po' di su, po' di giù, quindi come faccio? E poi mi sono ridotto così, con già, tutti questi racconti. Questa già è una bella risposta. Quindi, che ne so, però io dico comunque, ma a parte la creatività, la sanezza, cioè la, si sta male, alla cioè è un conto, alla fine arrivi il conto, capito?
Poi è chiaro che sbudellandosi c'è dei momenti che di godimento, ne avrò passati, però innanzitutto più ne fai, più è sempre meno. Io ero arrivato a un livello che io bevevo e dopo 2 secondi piangevo. Cioè, non c'era più quelle le risatelle da amici, non c'era più niente, c'era subito demonio, subito diavolo, subito voglio morire, subito voglio qui, voglio là, subito. Cioè, quindi è comunque un veleno dolce, cioè, capito? È zucchero. Tu pigli lo zucchero ed è buono, ma se continui a prenderlo è sempre meno buono, pigli sempre di più. Io non dico questa è la regola, io dico la mia esperienza, fino a che diventa tutto zucchero e un po' veleno, zucchero un po' più di veleno, un po' più, tutto veleno, sia che sia marijuana, che sia quello, che sia quell'altro, che sia il gioco d'azzardo, che siano le puttane, i travestiti, le cose, quell'altro. No, questo vabbè. No, ma non c'entrano loro, non per dire le prostitute, non loro. Come tu. Si somma questo veleno, ti va a sbandare di qua e di là cercando una cosa che non puoi trovare con quel veleno lì, perché il veleno non te la fa trovare. Se te riesci a non prenderlo, alla fine trovi tutto meglio, spero, poi non lo so. Arrivederci. Sì, bellissimo. Guarda, forse possiamo anche no Stefano. Sì. Non lo so, però io, cioè, perché vivi tutto combattuto, non è che già smetto, poi rimetto. Io posso ricascarci domani, cioè non è che ti ho detto non si ammazza quella bestia, però cioè, è inutile quando mi dici la droga, questa frasettina, droga leggera, droga pesante, droga di qui, droga di là, è lo scopo di quella materia lì, è trovare una cosa finta, una felicituccina finta, un divertimentello finto, che però e l'abbiamo provato tutti e ci è piaciuto a 20 anni, però ti ripeto, devi essere disposto dopo a pagare il che ti succede dopo, se poi perché non c'è, hai un pochino poi smetto, col cazzo, cioè, capito? Sì. Alla fine vince perché quel diavoletto lì dentro, come nasce, non si ammazza mai, te lo tieni tutta la vita dentro, però se tu riesci a tenerlo legato con l'aiuto di Dio che ti manda delle cose, se tu lo chiami, però lo devi chiamare. La moglie Lucio nel caso mio, ma può essere anche un carabiniere, può essere lui che si innamora di lui, che scopre che è dottore, gli infila una pomata nel culo, che non so che cosa devo dire. Lo scusa, io ora voglio chiudere, cioè io ora mi rendo conto veramente che ho detto un sacco di robe e non dovevo dire, anche parolacce e cose varie, chiedo scusa. No. Chiuderei chiedendo scusa. Va bene. Non c'è no, bisogno. No, perché ho detto tante cose. No, anzi, neanche una bestemmia. Ma tanto quindi. In teoria non lo vede nessuno. Ma questo, pure questo è pure vero. Questa è la cosa più importante. Non vuoi fare un cagare in discoteca? No. Non vuoi farlo? Allora, c'è una rubrica che abbiamo un po' abbandonato e poi chiudiamo, che si chiama Cagare in discoteca, per cui raccogliamo le testimonianze di persone che hanno dovuto cagare in discoteca, perché quando devi cagare in discoteca c'è sempre una storia dietro. Non io è purtroppo che... c'ho un racconto su questo. Bellissimo. Ma ce l'ho, ma sembra fatta apposta. Cascato l'altro bicchiere. E allora io forse chiuderei. No, ma fate fuori la vostra cosa. È che mi ha fatto venire in mente che è un ricordo. È questo, che veramente... raccogliamo testimonianze di questo tipo, quindi se ti va di condividerla. Fate voi. No, ma io è questo. Cioè c'è una rubrica che si chiama. Cioè, voi fate la rubrica e poi che fate? E chiediamo all'ospite se hai un aneddoto. Se hai una storia, sì. Se hai un aneddoto su questa cosa, ce l'ho sì. No, ce l'ho, ma cioè, non c'entra la discoteca però. No, cioè, la discoteca è metaforica, cioè le discoteche della vita. Mi ha scritto un ragazzo dicendo io mi sono cagato addosso al funerale di mio padre. Quindi una cosa positiva, una storia positiva bellissima, però. No, ma il mio è un ricordo di infanzia. Diciamo. Vai, è ancora meglio. Non è divertente. Io insomma, lo voglio sentire per motivi scientifici. Chi c'ha l'età mia... però saprete, però non so se fu anche ora così, però quando andavo si parla proprio della prima elementare o seconda, 6-7 anni, però perché infatti tu non ti ricordi che cosa facevi a 6 anni, se hai degli shock, dei traumi forti, te li ricordi. Ce l'avrei un'altra, madonna, la mi è venuta a mente.
No, ma questo non la posso dire. No, ma proprio mi piacerebbe dirla. Vai, guarda, vai, vai, dici tutto. Poi siamo... ti dico, qui puoi dire quello che vuoi, poi mi scrivi, no, quella, no, taglialo. Mamma mia, questa proprio... Infatti adesso, infatti... per chiuderla su una nota lieta, se vuoi la chiudiamo sull'aneddoto invece di cacarsi sotto. Sì, ancora peggio, meglio di no, chiudiamo ora. Arrivederci, scusate, ma io so così. Va bene, basta? Massimo Ceccherini, un applauso. Vabbè. Grazie mille a tutte, grazie mille a tutti. Un applauso a Stefano Rapone, Daniele Tinti, a Snodo e a tutti voi che siete venuti, ancora a Massimo Ceccherini. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.